Benvenuti alla presentazione del nuovo libro di Mauro Giangrande, a cui rivolgerei subito un applauso per questa sua ultima fatica letteraria. È la terza, per esattezza, perché lui ha già scritto un libro sulle origini, sulla storia del suo paese, Castiglione, Messer Raimondo, un altro libro di poesie che si chiama Nostalgie paesane, ma qui parliamo di un lavoro completamente diverso, una evoluzione rispetto alle opere precedenti. E, il libro è edito da Teaternum, ed è dedicato alla cagnolina di Mauro Luna, poi ci spiegherà lui il motivo. È una raccolta intimistica che nasce da riflessioni personali, ricordi, timori di un uomo in un periodo molto delicato che abbiamo vissuto tutti. Sono diciamo degli appunti ovviamente sviluppati che partono da una situazione di difficoltà, di pessimismo, però Mauro Giangrande riesce a strappare sorrisi e risate anche al lettore grazie alla simpatia con cui descrive questi personaggi, con cui racconta le loro storie, e grazie anche al vernacolo, perché lui si divide tra poesie in italiano e poesie in dialetto, e queste sono espressioni colorite che rendono esilaranti alcuni dei suoi racconti attraverso la lingua. Quindi grazie a questo suo lavoro si evade dalla situazione iniziale di tristezza, di pessimismo, e si sorride leggendo questo libro, si ride anche, ma con tanti spunti di riflessione. L'ho conosciuto come calciatore, come studente, però non conoscevo Mauro come pittore e come poeta, e l'ho conosciuto un po' tardi. Come poeta l'ho conosciuto da una poesia molto breve che mi ha colpito. Il titolo della poesia è Lupustala. Tutta aspettà a reta lo fosso che arriva Lupustala. Quando arriva si sta 2 minuti e arparta. È finito. Questa morale, la poesia, diciamo, vuole dare risalto a quanto sia importante l'attesa e quanto sia oltremodo breve la felicità, perché la delusione di una ripartenza veloce porta via con sé i sogni e le speranze generate dall'attesa. Quindi in piccolo possiamo dire, ripeto, il concetto espresso diversamente sicuramente da Leopardi. Quindi io ho cercato un po' di lei, ho cercato di capire, anche perché non sono un critico letterario, però le poesie si prestano veramente ad essere gustate, sia quelle in vernacolo sia quelle in italiano. Io ho scritto brevemente nella presentazione che un'attenta lettura delle poesie presenti in questo volume, sia di quelle in lingua madre ma soprattutto di quelle in dialetto, ci svela gli aspetti più significativi dei contenuti, da cui traspaiono immediatezza, spontaneità e incisività, ingredienti che formano un tutto equilibrato con una chiara capacità espressiva. Le poesie di Mauro Giangrande hanno come filo conduttore ricordi intrisi di nostalgie, ricordi di un tempo in cui la vita nel suo borgo natio scorreva con lentezza e serenità e presentava personaggi semplici, molto caratteristici, che sono rimasti impressi profondamente nella sua mente. I versi dell'autore riescono a suscitare stati d'animo sempre diversi, si leggono volentieri, si gustano e soprattutto si capiscono senza il minimo sforzo. Ecco, questo brevemente quello che mi sentivo di dire di Mauro Giangrande. In conclusione, voglio fargli gli auguri più sinceri, più belli, se permettete con una locuzione latina, ad maiora, Mauro. Adesso la parola all'editore, il professor Massimo Pasqualone, critico d'arte e letterario, che ha curato anche la prefazione del libro. Si rimane meravigliati, estasiati da questa capacità che Mauro ha di dominare la parola poetica e la pittura allo stesso modo. Qui ci sono alcune sue opere, ci sono anche degli artisti, oltre che professori, insomma, che valuteranno anche questo. Poi c'è una bellissima copertina, non abbiamo detto, ma lo dirò io
adesso di Mara Carusi, a cui facciamo un applauso, e questa bellissima copertina che interpreta La notte del giorno. Poi, come diceva il professore prima, Mauro si lascia attraversare dal vernacolo, dal dialetto, anzi dai dialetti, perché ci sono varie influenze nel dialetto di Mauro, ma che non stiamo qui a dire, insomma, anche perché è una bella serata anche di festa, non è che ci fermiamo qui. Però Mauro entra in campo con la sua poesia, con la sua arte, su una riflessione generale, come diceva il professore prima, e io mi complimento per questa analisi, sulla vita tutta, anche quando le cose non vanno. Il titolo è bellissimo, La notte del giorno. Che cosa vuole dire La notte del giorno? E ognuno di noi, e lo scrive Mauro nella sua introduzione, ha una notte. Diceva San Bonaventura, un autore che amo particolarmente perché sono laureato in filosofia medievale, su una tesi su San Bonaventura, diceva che le notti della storia sono tante. Noi stiamo vivendo una notte straordinaria, una notte lunghissima. Però, come diceva il professore prima, mi rifaccio a quello che ha detto, potrei anche fare a meno di parlare dopo di lei, professore, però questa notte Mauro l'ha vissuta come tanti di noi in modo creativo. I poeti che ci sono qui questa sera, gli artisti che sono presenti, Mauro stesso, non si è impaurito. Questo libro è un messaggio anche di speranza, un messaggio anche di ripartenza, di coraggio, attraverso la cosa più inutile che ci possa essere nella vita, la poesia. La poesia è inutile. Io quando dico che faccio il critico letterario, una volta ho vinto un premio internazionale per la critica letteraria, mi ha detto: lei che lavoro fa? Il critico letterario. E poi? Io critico e basta. La poesia è inutile. Eppure in ebraico poesia si dice hevel, che è una parola che indica sia la poesia che l'anima, cioè è fondamentale. Io cito il Leopardi dell'Abruzzo, che è Modesto della Porta. Nel libro Tapu c'è una poesia bellissima, Luca Rusil. A un certo momento Modesto dice nu cambeme pelubel. L'ho detto a Budapest, non lo traduco qua chiaramente. A Budapest l'ho dovuto tradurre in italiano perché non avevano capito. Traduco solo una cosa, nu cambeme pelubel. Quindi Mauro, tutti quelli che stanno qua. Ma questo per è causale o finale? Cioè viviamo a causa della bellezza o al fine della bellezza? Non lo so, vi lascio questo interrogativo. Perché questo libro è dedicato a Luna, la cagnolina. Luna ha avuto un problema alla spina dorsale e quindi non camminava più, la mia cagnolina, e proprio in periodo di pandemia. L'ho dovuta portare a Roma ad operarsi perché in Abruzzo non c'era possibilità. La sua convalescenza lei l'ha passata a fianco a me perché io ero sul divano e lei era sul materassino a fianco a me. E quindi pensando a quelli che non ci sono più, che ci hanno lasciato per via della pandemia. Io poi ho perso due zii e un cugino con la pandemia, e quindi per me è stato ancora più tragico. E quindi in quelle notti ho cercato, ecco, di scavare un po' in me stesso. Prendendo qualche appunto, ogni tanto mi sono messo un foglietto con una penna vicino per non perdere un po' le occasioni che la mia mente proponeva. Quindi scrivevo un appunto, scrivevo una frase, scrivevo una parola che poi ho ripreso quando il professor Pasqualoni mi ha chiamato e mi ha detto: Mauro, ma perché non facciamo una pubblicazione? E io ho detto: professor, ho tre o quattro poesie, non ne ho tante. Ho detto: vabbè, non fa niente, mettiti al lavoro, nel giro di 20-30 giorni dobbiamo uscire con un libro. E quindi mi è tornata un po' la voglia, ecco, dopo questa cosa, questo invito del professore, mi è tornata un po' la voglia e ho messo giù alcune poesie. Allora, Coronavitas, la prima poesia è il Coronavitas, che è una poesia che ho scritto durante la pandemia. Abite che 37 e mezzo, basta. Abite che 37 e mezzo, vai. L'upensire sa fatte più prissande. E la domanda al bomba dentro la coccia: c'hai dai o non c'hai dai all'ospedale? Dopo a minuto la notte e l'angoscia e lo presentimento t'accompagnate fino a quando è venuto lo sole. Chi ne sa la gente come ti sente dentro? Solo tu ne puoi capire a stato confine tra la speranza e la dispirazione.
Lo sapete come finite? A finite che già avevamo visto più. Magistrale interpretazione, nemmeno io avrei saputo leggere così la mia poesia. Adesso una poesia dedicata a Donato, un amico di Mauro Giangrande, che quando erano ragazzi a Castiglione andava con la sua vespetta sulla piazza dove c'era il bar e dove si discuteva di calcio e di tante altre cose. Allora, la vespetta di Donato. È già le 7:30 e si sente un rumore che entra dalla finestra. È Donato che sai da Luborghi, che tutto lo rispetta sopra una bella vespetta. Passa che in accelerata e arriva allo castello, parcheggia lo mezzo sopra lo cavalletta e entra allo bar di Siette. A guarda un po' la televisione, sembra Fofomme e Affaione, erano due personaggi pure del paese. Appena si è stufito un po', passa a contemplare la partita. C'era una partita lì al tavolo, una partita a carte. Una sfida tra lo master e lo svitite, contro lo fattore e lo compagna sì di cuore, una parola che non si pone, ma che fa rime che puppone, si chiama i puppone questa persona. Tra una cazziata e una risata, lo master dà le carte e pare che ne avasta. Allora lo fattore abbia a predicare e dai a parlare. È la Madonna che va di qua e di là. Visti sto teatro, eccete Donato che si intromette. E per non creare confusione, dice che ha ragione lo fattore Poppone, che a carta non sa giocare, ma gli avasta a accompagnare. Sto momento se l'arpì la televisione, che fa vedere come allo solito lo zazzaglione. Parte tic-tac, vi ricordate il tic-tac, la pubblicità? E attira l'attenzione. Ecco che Donato, armorta la divisione, s'arpì la vespetta e s'avvia verso l'umoretta. Aiond l'ora d'Arcalà e se ne va verso la via che la solita maestria. A balla si cala morto, è tutta una discesa. La miscela costa 200 ciullire e a sparagnà fa tanto bene alla saccoccia che ti fa gli pure lo mal di coccia. Questa poesia si chiama Lo Buttione perché che succede? Che Claudio molto spesso negli eventi si porta dietro una bottiglia che è così alta, è sempre la stessa, e si fa le foto con tutti i personaggi. Quindi lui si presenta con questo, una foto, e si fa le foto con le ragazze, con le più belle ragazze, le miss, le cose. Abbia la festa, ecco che si presenta un starnardone d'omene chi porta in mano un buttione di vino rosce. Dentro la sala, come un scandaglio, ad occhio la più bella di Lureame. Allora acchiappa più un collo sto buttione e si avvicina dicendo: una foto. La ripete 7-8 volte fino a quando sta bella creatura zar trova tra le mani sto buttione e tra le fianche dutinaie che li stringe fino a fare inufiata. Appena fatta la foto e, come si dice, fricato lo santo, sarpì la bottiglia e chi si è visto, si è visto. Se tu a Dumin, perché la bottiglia è regalata? Taspon, perché mi serve per la prossima volta. Quando mi hai fatto questa proposta la notte del giorno? È stato un problema, perché magari scriverlo la notte del giorno è facile, ma rappresentarlo è un po' più difficile. Il bianco e nero forse si prestava di più a questa rappresentazione, perché mentre il colore è la gioia degli occhi, il bianco e nero è la gioia del cuore. Ho cercato in tutti i modi di dare magari più importanza al giorno, però, anche se la notte ha il suo grande interesse, sì, il suo grande fascino,
però questo giorno con i capelli al vento, quasi sfuggente, invece la notte è decisa, vedi? La notte che sta davanti. Gabriele è un nostro paesano, Francesco che gli è lucubare, gli ha scritto una poesia e allora io l'ho ospitato in questo libro, il mio collega Francesco l'ha gratificato e io ho voluto ospitarlo in questo libro. Lucumbara mi, ma allora, mo te para, faccio contente pure Lucumbara. Ma mannate una fotografia e come se vedai allora della stessa fisionomia. Gigante era e lo gigante armasta. E Gabriele Biancunella. No, no, quelli che chiù la minta e chiù iele, ma Lucumbara mi. Quelli che chiù lo borghi di Castiglione nata e che drupasa sì, non se n'ha mai scordata. Arte pure la casa di Lubborghe, vicino alla chiesetta della Madonna. Anninza la casa di Furbicitta, perciò non si sta mai zitta. E quando all'umale vede il narcista, mette subito tutto quinto alla lista. E alla Brioni ha fatto pure lo sindacalista. E mo che sta in pensione, pensi pure all'associazione. E gli che li saccia, che hanno un buona passata, mo la vita si gode come una bella passeggiata. Bravo. Quindi grazie a tutti di essere intervenuti. Adesso ci intratteniamo un pochino a tavola. Grazie. Potrebbe la mano?
Evviva il gruppo Fior di Bosco! Però sono contati i bicchieri, mo! Sono contati i bicchieri! No, prendetevi i bicchieri! Me la devo uno, me lo prendo uno io, Grazie a Peppe. Ah, all'avvocato. Io devo prendere in mano questa opera d'arte. Mi spiace, troppo bene. Scusa. Non ho ricevuto. Aspetta che c'è il brindisi, eccolo qua. Grande Mauro. Vino. Salute, grazie. Grazie di cuore.